Torino, B.O.R.N.A. Sosa, i Granata possono comprarmi, M.A. ci sono tante possibilità. Intervistato da Sportske Novosti, Borna Sosa, adesso al Torino, ha parlato del suo futuro. Se tutto andrà bene il Torino avrà la possibilità di acquistarmi, le parole del terzino croato in prestito ai Granata dall'Ajax. Ma tutte le opzioni sono sul tavolo. Posso restare a Torino, tornare in Olanda o andare altrove. George Weah. Il Milan seguiva mio figlio Timothy, poi l'ha preso la Juve. Ospite del Festival di Trento, George Weah ha raccontato un retroscena di mercato con al centro il figlio Timothy. Avevo parlato a Paolo Maldini di mio figlio le parole del 58enne. Il Milan lo stava osservando, poi alla fine l'ha preso il Milan. Guardiola, via dal City? Devo riflettere. SULLINGHILTERRA. Lasciare il City? Non è vero. Devo riflettere. Nuovo allenatore dell'Inghilterra? Neanche questo è vero. Se avessi deciso lo direi. Neanche io lo so. Pep Guardiola. Ospite a Che Tempo Che Fa sulla 9, smentisce le voci di addio al Manchester City, con cui è in scadenza il prossimo giugno. Milan e Gabbia vicini al rinnovo, nuova scadenza e ingaggio. Il Milan e Matteo Gabbia sono pronti a giurarsi fedeltà eterna. Il difensore classe 1999, che con il suo gol nel derby ha interrotto il lungo digiuno di vittorie rossonere. Comincerà infatti presto a discutere del prolungamento di contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo Sky Sport in settimana ci sarà un incontro tra dirigenza ed entourage del giocatore. L'idea del club rossonero è quella di blindarlo fino al 2030, e di raddoppiargli l'attuale ingaggio che al momento è di poco superiore al milione di euro a stagione, bonus inclusi. Como, primo contratto da professionista per Matteo Papaccioli. Il Como ha annunciato la firma di Matteo Papaccioli. Como 1907, si legge sull'account X del club, è lieta di annunciare che Matteo Papaccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Classe 2008, il centrocampista italo-brasiliano è arrivato al Como 1907 nel 2022 ed è diventato un punto di riferimento all'interno dell'Academy Lariani. Empoli, Sebastiano Esposito. Al Basilea litigai con LALLENATORE, M.A. cacciarono lui. Sebastiano Esposito ha per certi versi un carattere acceso. A raccontarlo è lo stesso attaccante dell'Empoli, che ha raccontato la propria esperienza all'estero in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ho un carattere fumantino, al Basilea litigai con l'allenatore svizzero, ma poi hanno cacciato lui. All'Anderlecht ho fatto 6 mesi, Bruxelles è carina. Sono club organizzati. Per colpa del carattere non mi valorizzavano, l'ho pagato a caro prezzo. Sono permaloso, a volte scontroso, ma sicuro di me stesso. Ma da lì ho avuto la forza di ripartire. Roma, Zalewski? Ero vicino al Galatasaray, M.A. ho detto no. Nicola Zalewski è tornato al centro della Roma con l'arrivo di Ivan Juric, tuttavia in estate ha rischiato di lasciare la capitale. Il giocatore polacco ha raccontato il retroscena di mercato a TVP dal ritiro della nazionale. Non mentirò, ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me. Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento. Non solo Atalanta per ZHEGROVA, è lei Roma sul giocatore del Lille. Edon Džegrova è un giocatore sempre più nel mirino delle big della Serie A. Il calciatore kosovaro è fra gli obiettivi dell'Atalanta, tuttavia secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe fra gli obiettivi della Roma.
Malta. Agnello Parisi è il nuovo allenatore dello ZABBARST. Patrick. Agnello Parisi continua a girare le panchine di tutto il mondo e, dopo l'esperienza con il Sint-Truiden, da vice allenatore, in Belgio, è pronto a ripartire da Malta. L'allenatore partenopeo sarà infatti il nuovo tecnico dello ZABBARST, Patrick. Inter, LOLYMPIQUE Marsiglia non riscatterà Valentin Carboni. La lesione del legamento crociato probabilmente porrà fine all'esperienza di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia. L'argentino non verrà riscattato dai francesi come riportato da tutto mercato web, permettendo al giocatore di tornare all'Inter a partire dalla prossima stagione. Venezia, Andersen, in estate tanti rumors, ma volevo rimanere. Nel corso dell'ultima sessione di mercato, numerose sirene si sono accese su Magnus Kofo Andersen. Il difensore danese ha rischiato di lasciare Venezia, tuttavia come raccontato al Corriere del Veneto, non ha mai voluto andarsene dalla Laguna. In estate ci sono stati alcuni rumors ma niente di concreto. E io ho sempre sperato di rimanere, oltretutto. Lavoro ogni giorno per rispondere alla chiamata dell'allenatore, Di Francesco, NDR, c'è tanta concorrenza ma io non mollo tanto facilmente. Inter, resta B lunga OL il preferito per LA difesa. L'anno prossimo andranno in scadenza sia Acerbi che De Vrij e LA Inter pensa a un rinforzo per la difesa. Secondo il Corriere dello Sport resta Biol il preferito, con l'Udinese che chiede 15 milioni per il classe 1999. Juventus, due nomi per LATTACCO. La Juventus pensa all'attacco del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Jonathan David, piace anche Dominic Calvert-Lewin, che andrà in scadenza di contratto con l'Everton a fine stagione. Milan, occhi su DCYPERSTH e o non rinnovasse. La questione del rinnovo di Theo Hernandez è ancora in stallo al Milan. Il francese ha un contratto fino al 2026 ma non ci sono novità, con la richiesta di 7 milioni, come Leao, a fronte dell'attuale stipendio di 5,5 milioni. Secondo Tuttosport dunque il club rossonero inizia a guardarsi attorno. Piace Maxime De Kuyper, difensore belga del Bruges, che Moncada ha seguito dal vivo nella sfida della sua nazionale contro l'Italia in Nations League. Juventus, 80 milioni di euro pronti per i riscatti. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus dovrà prepararsi a sborsare oltre 80 milioni di euro per i riscatti dei giocatori arrivati in prestito con obbligo. 25 milioni per Nico Gonzalez, poi 13,5 per Di Gregorio e infine la situazione con Cheikao, che sebbene sia arrivato in prestito secco, c'è una sorta di gentleman agreement col Porto, dovrebbe essere acquisto per 30 milioni. Kalulu, arrivato in prestito con diritto, costerebbe altri 14 milioni.